Allora Massimo, questa sera una sconfitta 4-7 a Novara, il primo set vinto a differenza delle ultime partite, poi cosa è successo? Ma poi secondo me loro dal canto loro hanno secondo me diminuito il numero di errori, soprattutto in attacco, dove nel primo set in contrattacco ci hanno regalato 3-4 palloni e noi invece un po' alla volta abbiamo perso qualità sia nel primo tocco di ricezione, sia molta attenzione nell'organizzazione difensiva, perché sono caduti tanti pallonetti e tanti palloni in situazioni che invece erano state codificate e dovevamo risolvere meglio. Non è stata una buona serata, peccato. Adesso troveremo Firenze nei quarti di playoff di Challenge Cup, che confronto ti aspetti? Ora guarda, stasera c'è ancora un po' la delusione e il malumore per come abbiamo giocato la partita. Poi da martedì ci pensiamo, sicuramente non è un avversario facile, ma avversari comodi tanto non ce ne sono, per cui dovremo, nella partita che abbiamo giocato in campionato ce l'avevamo cavata anche piuttosto bene e con qualche rammarico, ma ora i conti si azzerano, si gioca solo 2 partite su 3, per cui cambia un po' tutto, però noi dobbiamo guardarci un po' dentro e in questo momento preoccuparci soprattutto di quello che vogliamo essere noi, poi dopo pensiamo agli avversari. C'è qualcosa di buono che ti porti a casa da questa serata? Ma il lavoro dei centrali, soprattutto Cecconello e Caruso, secondo me sono state bravissime, sono entrate proprio bene in partita e hanno fatto un lavoro importante. Per loro due un applauso, ci sta tutto.